tutti, grazie per essere alla festa della domenica. E un saluto anche agli amici che seguono via internet. Arrivo! Arrivo! Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Già, leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, tradotta e commentata da Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Siamo arrivati al primo verso dell'ultimo capitolo della Bhagavad Gita, la perfetta rinuncia, capitolo 18. Arjuna uvacha sannyasasya mahabaho tattvam icchami veditum tyagasya cha rishikesha pritak keshini sudanam. Arjuna vacha sannyasasya mahabaho tattvam icchami veditum tyagasya cha rishikesha pritak keshi nishudhanam. Devote. Arjuna vacha, Arjuna disse, sannyasasya, della rinuncia, mahabaho, o Krishna, dalle potenti braccia, tattvam, verità, icchami, desidero, veditum, comprendere. Yagasya, della rinuncia, cha, anche, Rishikesha, o Krishna, maestro dei sensi, Pritak, diversamente, Keshinishudana, o Krishna, vincitore del demone Keshi. Traduzione, Arjuna disse, o Signore dalle braccia possenti, vorrei conoscere lo scopo della rinuncia, tyaga, e quello dell'ordine di rinuncia, sannyasa, o uccisore del demone Keshi, o Rishikesh. Ripetiamo insieme, Arjuna disse, o Signore dalle braccia possenti,
vorrei conoscere lo scopo della rinuncia, tyaga, e quello dell'ordine di rinuncia, sannyasa. O uccisore del demone Keshi, o Rishikesh. Spiegazione. In realtà, la Bhagavad Gita termina col 17° capitolo. Il 18° costituisce un riassunto complementare di ciò che è stato detto nei 17 capitoli precedenti. In ognuno di questi capitoli, Sri Krishna ha messo in evidenza il fatto che il servizio di devozione al Signore è il fine ultimo dell'esistenza. Questo è ciò che riassumerà il 18° capitolo, definendo il servizio di devozione come la via più confidenziale della conoscenza. Già i primi 6 capitoli mettono l'accento sul servizio di devozione, yoginam api sarveshan, di tutti gli yogi o spiritualisti, colui che pensa sempre a me nel suo cuore è il più grande, 6.47. I 6 capitoli successivi sviluppano a loro volta l'idea del puro servizio di devozione, della sua natura e delle attività che esso comporta. Infine, il terzo gruppo di 6 capitoli descrive, oltre al servizio di devozione, la conoscenza, la rinuncia e le azioni di natura materiale e di natura spirituale, per arrivare alla conclusione che ogni atto deve essere compiuto in relazione col Signore Vishnu, la persona suprema, designato dalle parole Om Tat Sat. In questa terza parte, la Bhagavad Gita stabilisce il servizio devozionale attraverso l'insegnamento e l'esempio degli acharya precedenti e attraverso il Brahma Sutra o Vedanta Sutra, che ne fa lo scopo ultimo dell'esistenza, escludendo ogni altro fine. Alcuni impersonalisti pensano di detenere il monopolio della conoscenza sul Vedanta Sutra, mentre in realtà quest'opera serve a permettere la comprensione del servizio devozionale, poiché, come afferma il 15° capitolo, il Signore stesso è il suo autore e conoscitore. Ogni scrittura rivelata, ogni Veda, mira al servizio di devozione. Questo è l'insegnamento della Bhagavad Gita. Come il secondo capitolo dà una sintesi dell'intera Bhagavad Gita, il 18° ne riassume tutti gli insegnamenti. La rinuncia e l'elevazione al di là delle 3 influenze della natura materiale sono indicati qui come lo scopo dell'esistenza. Arjuna si rivolge al Signore perché gli chiarisca il significato della rinuncia, tyaga, e dell'ordine di rinuncia, sannyasa, 2 temi ben distinti della Bhagavad Gita. Nel verso, le parole Rishikesh e Keshi Nishudana, con cui Arjuna si rivolge al Signore Supremo, hanno un particolare significato. Rishikesh è Krishna, il maestro di tutti i sensi, che può sempre aiutarci a trovare la serenità. Arjuna
Gli chiede di riassumere tutti i suoi insegnamenti per poter trarne fermezza. Qualche dubbio lo assilla ancora e i dubbi sono sempre simili a demoni. Perciò egli chiama il Signore Keshi Nishudana. Keshi era un demone della potenza formidabile che fu ucciso da Krishna. Arjuna si aspetta dunque che il Signore annienti il demone del dubbio. Quindi abbiamo terminato in questi giorni, 17° capitolo, le divisioni della fede. E Krishna spiega molto chiaramente quanto sia importante la fede, perché senza fede non si va da nessuna parte. Furio, sta entrando Luciano, potresti lasciargli il posto lì, magari se trovi un altro posto. Senza fede non è, ma senza fede uno non va neanche a lavorare. Cioè uno perché va a lavorare? Perché ha fede che alla fine del mese gli danno lo stipendio. Però non è detto. Infatti molti purtroppo si sono ritrovati a lavorare, poi l'azienda è fallita e non hanno preso lo stipendio. Quindi la loro fede era stata riposta malamente. Ma loro comunque avevano fede e tutti i giorni andavano a lavorare. Quindi, per fare qualunque cosa ci vuole fede. Io ho fatto l'esempio del lavoro, che è la cosa più semplice ed elementare, no? Per conoscere il Supremo ci vuole fede, ma è una fede che va nutrita. Che va, prima di tutto dobbiamo comprendere lo scopo della nostra fede e allora possiamo alimentarla e allora possiamo dedicarci con fede, perché a noi ci viene chiesto in pratica di credere in Krishna, ma chi di voi ha mai visto Krishna? Chi di noi, dico nel senso. Ci viene chiesto di credere nel mondo spirituale. Qualcuno l'ha visto? Nessuno. Quindi cioè ci vuole. Krishna ci sta chiedendo di credere in qualcosa che noi non vediamo. E infatti Arjuna in questo verso chiama Krishna Rishikesh, che vuol dire il maestro dei sensi, e poi Keshi Nishudana, che vuol dire l'uccisore del demone Keshi. Spiegaci la Prabhupada che questo demone, il dubbio di Arjuna rappresenta il demone e chiede a Krishna di uccidere questo dubbio. La nostra mente, la mente dell'anima, più l'anima è condizionata e più la sua mente è condizionata e più l'anima è condizionata dalla mente condizionata. E si deve aggrappare questa mente in qualche modo a qualsiasi appiglio che le possa permettere di sopravvivere. Quindi uno prima di tutto si aggrappa al corpo, perché comunque gli permette di sopravvivere. Deha, patya, kalatra, dish. Come abbiamo detto anche l'altra volta,
il corpo e le espansioni del corpo, la moglie, i figli, il lavoro, e tutto, i parenti, la società, la nazione, tutto quello che gli dà la possibilità di sopravvivere, che gli dà l'illusione di poter vivere, di poter essere felice. E questa mentalità viene automaticamente, però è una questione di sussistenza. Stamattina vedevo i Willy e Bianca, i cani di Vaneshwari, che lui litigava e lei era tranquilla. Alla fine hanno fatto la pace, si sono baciati, no? Per fare tutto questo bisogna avere una mentalità, però la mentalità del cane è mossa solo dagli istinti e dalla sua sensualità limitata. Quindi si muove, perché la mordeva in un modo incredibile. Se morde a me così mi fa andare all'ospedale. E tranquilla. Poi alla fine, in un attimo è passato tutto, si volevano bene dell'anima. Tutto questo richiede fede, anche questo. Però è una fede limitata alla mentalità che l'anima che riveste l'anima in quel momento, quindi il suo corpo sottile le permette di comprendere solo queste cose. Sono qua sotto adesso, loro sono qua sotto, ma non hanno una mentalità che permette loro di venire lì e dire possiamo ascoltare, perché la loro mentalità non glielo permette. Però hanno un buon karma e quindi ascoltano le vibrazioni sonore, e questo fa fare loro un grande salto evolutivo. Ma non è possibile. Allora, quando l'anima, dopo tutta una lunga evoluzione nelle specie inferiori, arriva alla forma di vita umana, ha la rara possibilità di cambiare mentalità e quindi non più vivere per ahara nidra bhaya maitun, ahara nidra bhaya maitun, mangiare, dormire, accoppiarsi, difendersi. Sembra la sinfonia in quattro quarti dell'esistenza materiale, ahara nidra bhaya maitun, tutto così, un po' meglio, un po' peggio, un po' più ricchi, un po' più poveri. Ma è sempre la stessa solfa. E questa mentalità, come quella dei cani, non permette di arrivare a chiedere c'è qualcosa in più? Ma uno continua nel suo samsara, e che lo porta a nascere e rinascere, talvolta in specie superiori e talvolta in specie inferiori. Quindi, qual è la conclusione di questo ragionamento? Alla quale possiamo arrivare per logica? Superare queste attività. Qualcun altro? Sì. Poi? Hare Krishna, benvenuti. Benvenuti, accomodate. Percepire che c'è dell'altro. Ma, sì, come ha detto anche Alejandro, ma, e tutto si riassume in un cambio di mentalità. Dicevo all'inizio che la nostra mente, Hare Krishna, benvenuti, è la prima volta che venite? E
Stiamo studiando la Bhagavad Gita. Conoscete un po', avete sentito parlare della Bhagavad Gita. Siamo arrivati al primo verso del 18° capitolo, nel quale Arjuna chiede a Krishna che cos'è la rinuncia, tyaga, e che cos'è il sannyasa. Il sannyasa è l'ordine di rinuncia, è lo stato di chi pratica la rinuncia. Fa queste due domande e chiama Krishna con due nomi, Rishikesh, che vuol dire, anzi tre, perché all'inizio si rivolge a Krishna chiamandolo Mahabaho. Tante volte Krishna ha chiamato Arjuna Mahabaho, che vuol dire Arjuna dalle braccia potenti, adesso Arjuna chiama Krishna, Krishna dalle braccia potenti. Qual è, che cos'è la rinuncia e qual è, rileggiamo il verso, per, come vi chiamate? Serena Claudio. E Claudio, Hare Krishna. Rileggiamo il verso. Arjuna disse, o Signore dalle braccia possenti, vorrei conoscere lo scopo della rinuncia, tyaga, e quello dell'ordine di rinuncia, sannyasa. O uccisore del demone Kesh, o Rishikesh. Quindi chiama Krishna, Arjuna, in questa domanda, si rivolge a Krishna chiamandolo Rishikesh, che vuol dire il maestro dei sensi. Rishi vuol dire Rishika, sono i sensi. Isha vuol dire il Signore. Rishikesh vuol dire il Signore, il maestro dei sensi. E Keshi, Nisudana, vuol dire l'uccisore del demone Keshi. Quindi Prabhupada nel commento spiega che il dubbio può essere come un demone che annienta, perché i demoni hanno questa tendenza ad annientare lo spirito, ce l'hanno dentro, è come i cinghiali qui, ce l'hanno dentro, quando vengono per forza di cose fa parte della loro natura, quindi noi possiamo solo proteggerci con dei recinti. E quindi Arjuna si rivolge a Krishna perché, spiega Srila Prabhupada, che nutre ancora dei dubbi e quindi si rivolge a Krishna chiedendogli per favore liberami dal dubbio, altrimenti. E quindi ci siamo, così ho fatto un'introduzione sul fatto che l'anima condizionata in questo mondo ha una particolare mentalità. E in piedi così ce la fai a trovarti una sedia oppure ha una particolare mentalità. E se non cambia mentalità, non può accedere a sfere più alte di comprensione, ma rimane aggrappata alle sfere inferiori. Quali sono queste sfere inferiori? Ahara, Nidra, Baya e Maitunna. Sono quattro le attività fondamentali di tutti gli esseri in questo mondo, esseri umani e subumani. Ahara, Nidra, Baya e Maitunna. Ahara vuol dire mangiare, Nidra, dormire, Baya vuol dire aver paura, e quindi di conseguenza difendersi, e Maitunna, che vuol dire, Maitunna è il principio sessuale, l'attività sessuale. Ahara, Nidra, Baya, Maitunna. Tutti in questo mondo sono costretti per forza di cose a mangiare, dormire, accoppiarsi, difendersi. È le leggi della natura. Allora l'anima viene dopo, spiegano i Veda, un'evoluzione, passando dalle 8 milioni di specie inferiori, arriva alla forma di vita umana. La forma di vita umana è l'unica che può permettere di comprendere la natura del nostro vero sé.
Le altre forme non lo permettono, le altre forme sono, si muovono per istinto e sono costrette solo a mangiare, dormire, accoppiarsi, difendersi. Invece l'essere umano può farsi domande sul, e questo è il primo aforisma del Vedanta Sutra, Atato Brahma Jigyasa, e cioè adesso che sei arrivato alla forma di vita umana, non la sprecare come fanno i cani e i gatti o tutti gli altri animali, ma fatti domande. Brahma Jigyasa significa sii inquisitivo sul perché dell'esistenza. Cosa siamo venuti a fare qui? Serena. Perché viviamo? Quante volte ce lo siamo chiesti? Allo specchio, mentre non si fa la barba, o in macchina, mentre guida, o in metropolitana, sta andando al lavoro, dice, ma cosa sto facendo dentro questo tubo di ferro, dentro questo rottame in coda? Ah, devo fare un lavoro, ma perché devo lavorare? Ma perché devo esistere? Perché esisto? Da bambino pensavo che fosse il mondo dei balocchi, e adesso altro che balocchi, qui 8-10 ore al giorno devo soffrire, e poi adesso è più bello che penso che sarò felice, ho prenotato la vacanza, arriva un virus e va tutto in fumo, no? O se non c'è il virus, io di oggi c'è la guerra di ieri, o il litigio con la persona con la quale avevi prenotato la vacanza. In questo mondo è così. Padam padam yad vipadam natesham. Questo mondo materiale, a ogni passo c'è un pericolo. Quindi una persona intelligente si fa delle domande, e se siamo qui seduti è perché ci stiamo facendo queste domande e vogliamo trovare una risposta, altrimenti eravamo altrove. Ma queste risposte, la nostra mentalità precedente può trovarle? No, perché non ha gli strumenti, bisogna cambiare mentalità. Ma questo è il principio che muove l'uomo in qualsiasi tipo di evoluzione. Uno perché va a scuola? Cambia mentalità, impara che c'è qualcosa in più, e quindi studia, si informa, in quel modo cambia, è guidato a cambiare mentalità. Si iscrive in palestra, cambia mentalità. Prima viveva nel malessere, nella sofferenza, e poi si iscrive e entra magari in un benessere psicofisico diverso, che gli dice, oh, ma senti l'energia come scorre, è vero o no? Quindi c'è questo cambio di mentalità. È possibile essere diversi da come eravamo. Ogni giorno possiamo essere diversi da come eravamo, migliori, si spera. Perché se non aspiriamo a diventare migliori, naturalmente diventiamo peggiori, per forza di inerzia, perché questo mondo va in peggioramento, perché siamo in Kali Yuga, in accordo ai Veda, siamo nelle radicali, che è l'era di discordia e ipocrisia, e c'è un lento e graduale peggioramento della situazione. Basta guardarsi intorno per vedere che è così. 100 anni fa non c'era la possibilità che qualcuno schiacciasse un bottone e si distruggesse il pianeta. Adesso sì. E questo è la dimostrazione che è peggiorato tutto notevolmente. Anche se da certi punti di vista ci sono altri comfort e altre situazioni migliori. Allora, per tornare al discorso della cambio di mentalità, tutta la Bhagavad Gita è un viaggio
dal non sapere chi siamo ed essere illusi e confusi. Quindi Krishna istruisce Arjuna, illuso e confuso, e attraverso Arjuna istruisce tutti noi che stiamo ascoltando a distanza di migliaia di anni. Istruisce Arjuna e lo guida verso la liberazione dall'illusione e dalla confusione. Noi, ascoltando i 700 versi della Bhagavad Gita, abbiamo questa enorme fortuna di avvicinarci a questa conoscenza completamente confusi e illusi, confusi da tutti i nostri pensieri e dai pensieri di persone confuse, che creano un campo di energia di totale confusione, e cioè non so chi sono, dovrò morire, potrò morire oggi o domani o fra 100 anni, ma dovrò morire. Chi sono queste persone intorno a me? Qual è lo scopo di questa confusione? Uno non sa chi è. In ultima analisi, non sa chi è. È come se voi siete entrati dalla porta e vi avessi chiesto: ah, come vi chiamate? E Serena diceva: non lo so. Tutti si sarebbero girati come non lo so. È normale sapere il nome, no? E invece no, uno è confuso, magari ha preso, è troppo caldo, ha preso una botta in testa, è confuso, no, non so niente. Allora vuol dire che è in uno stato allucinatorio, no? Quindi, chi siamo noi? Qual è lo scopo della vita? Non lo so. Il grande Boh. Boh. E perché vivi? Boh. Ma per mangiare meglio, per dormire meglio, quello che si diceva prima. Ma non c'è uno scopo. Quindi noi ci avviciniamo a questa conoscenza in una grande confusione, in compagnia di persone confuse, di genitori che ci hanno messo al mondo nella piena confusione, perché non sanno, non sapevano o non sanno chi sono in realtà. Anche loro, come i cani di cui abbiamo parlato prima, mangiano, dormono, si accoppiano, se ne difendono, ma non sanno perché. Quindi noi ci avviciniamo alla Bhagavad Gita e Krishna, istruendo Arjuna, spiega fin dal secondo capitolo qual è la vera nostra natura, la nostra vera identità. E comincia a dirgli: Dehi nosmin yatha dehe kaumaram yovanam jara tatha dehantara praptir dhira statra namuya. Come l'anima incarnata, tradotto in italiano, passa in questo corpo, dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia, così l'anima passa in un altro corpo all'istante della morte. L'anima realizzata non è turbata da questi cambiamenti. E chi ce l'aveva detto prima di Krishna? Chi ci aveva dato questa verità così potente, così profonda, ma soprattutto così vera, perché questa è la nostra vera identità. Noi non siamo questo corpo di materia. Haribo! E tutto questo non si insegna nelle scuole, in quasi tutte le scuole, non si insegna questo concetto così semplice ed elementare, che noi non siamo questo corpo. Dovrebbero insegnarlo ai bambini quando vanno alle elementari. Non siamo questo corpo, bambini. Non siamo italiani, non siamo. E invece tutto è il contrario. Tutto è il contrario. Quindi uno cresce in una società dove si convince di ciò che non è vero e si costruisce una mentalità fasulla. Tutto questo alla luce del sole e tutti vissero felici e contenti. Come va? Tutto bene? Bene, sì. Mio figlio si è laureato. E come va? Bene, sì, tutto bene. E dentro? Ma chi sono io?
ma chi è questo davanti che ho sposato 30 anni fa e non ho ancora capito chi è? Adesso faccio degli esempi un po' terra a terra che circolano parecchio sul pianeta, non è che sono tutti così. Però per capire dove siamo. Allora Krishna guida gradualmente Arjuna e inizia proprio dall'ABC. Noi non siamo questo corpo di materia. E poi successivamente spiega la natura dell'anima, che è diversa dalla materia. È un'energia diversa, è una scintilla spirituale che appartiene a un campo di energia diverso da quello della materia. E quindi noi diciamo, oh caspita, ma qui cosa sta succedendo? Tutti i miei piani per il futuro, mi ero programmato, la vita felice, il lavoro sicuro, vanno a carte 48. Eh sì, perché ci andranno comunque a carte 48, prima o poi. Allora una persona intelligente si prepara prima, non aspetta. Colui che per paura o ritenendolo difficile abbandona il dovere prescritto è influenzato dalla passione. Abbandona, qui si parla di tiaga, di rinuncia. Ah no, 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 io ho paura, no. Abbandona. No, perché abbandonare? Noi dobbiamo guardare in faccia la realtà. La Bhagavad Gita ci spiega chi siamo, ci spiega qual è la nostra vera identità e anche qual è la nostra identità fittizia. E ci mette di fronte alle due realtà. E ci dice, guarda, tu non sei questo corpo, la tua natura spirituale, e tu sei parte del Supremo Spirito, e la tua vera funzione è quella di collegarti con questo Supremo Spirito. Se non agisci così, tutte le tue azioni sono dettate dall'ignoranza e ti porteranno alla sofferenza e all'illusione. Ed è quello che stai facendo adesso. Ti stai identificando con un corpo, con tanti corpi intorno, con tante realtà che sono destinate a finire. Capite? Questa è la conoscenza della Bhagavad Gita. Allora, noi veniamo al cospetto di Krishna e della Bhagavad Gita, ma non abbiamo una mente e dei sensi che sono all'altezza della situazione. Perché fino a ieri pensavamo e agivamo in modo diverso. Siete tutti d'accordo? Quindi qual è il punto che bisogna cambiare? Mentalità. Bisogna cambiare mente. E come si fa? E tutti i maestri spirituali, le anime che hanno realizzato queste conclusioni, ci guidano perché ci dicono, guarda, anch'io ero come te. Anch'io un giorno sono partito nella confusione più totale, ma seguendo un metodo molto chiaro e molto semplice, adesso ho la piena realizzazione della mia vera identità, dell'identità del Supremo, della mia relazione con il Supremo, e so per certo che anche tu puoi arrivare a questa conclusione, a questa realizzazione. Ma non arriva dall'oggi al domani con uno schiocco di dita, perché altrimenti andavamo in giro a fare così a tutti. In un certo senso arriva così, perché nel corso, nell'eternità, pochi decenni sono quasi uno schiocco di dita. Però è uno schiocco un po' lungo, cioè bisogna lavorarci, come tutte le cose, no? Per prendere un titolo di studio bisogna studiare, se uno va in palestra per avere dei muscoli più
più tonificati deve lavorare, no? Qualunque cosa bisogna guadagnarsela. E quindi i maestri ci spiegano, guarda, se segui questo metodo, quello che prima, come dicevamo, no? Che come facciamo a credere in qualcosa che non vediamo? Sì, mi parlano di questi concetti, ma io non li vedo. Come faccio a credere allo spirito che non lo vedo? Come faccio a credere in Krishna che non lo vedo? Al mondo spirituale che non lo vedo? È finita. Magari la domenica. Ed eccoci qua. Perché siamo qui? Perché Prabhupada, il fondatore del nostro movimento, Serena e, mi hai detto il nome? E Claudio? Perché voi conoscete un po' la storia del movimento Hare Krishna? Pochino. Come è nato? Ve la racconto in due parole. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, questo centro si chiama Sri Prabhupada Dham, che vuol dire il luogo sacro dedicato a Prabhupada. Prabhupada è il fondatore del nostro movimento, e 53 anni fa è partito dall'India all'età di 70 anni perché il suo maestro spirituale gli aveva detto di andare a diffondere questa conoscenza in Occidente. Ora, 53 anni fa c'erano già gli aerei, ma lui non è arrivato in aereo, è arrivato su un mercantile perché non aveva un soldo. Era un sannyasi, qui si parla oggi di tiaga, di rinuncia, di sannyasi che è l'ordine di rinuncia, era un sannyasi, un uomo rinunciato. Aveva questo bagaglio enorme di conoscenza, i suoi libri, alcuni libri che aveva appena tradotto, adesso Jai Jagannath Baladeva Subhadra Kija, Shishinita Igora Chandra Kija. Aveva i suoi libri, l'ordine del suo maestro spirituale, tanta fede, ma non aveva soldi, non aveva mezzi, e gli hanno regalato un biglietto di solo andata per New York su un mercantile. Quindi lui si è imbarcato con la fede, il suo bagaglio fondamentale era la fede in Krishna, e Krishna l'avrebbe aiutato, in qualche modo l'avrebbe aiutato. Ed ecco come è nato il movimento Hare Krishna. Ha vissuto i primi tempi ospite di 10 giorni da una persona, un mese da un altro. Poi ha incontrato i primi hippie di quei tempi che si sono mostrati interessati al suo messaggio, che hanno cominciato ad ascoltarlo. E allora lui, aiutato da questi ragazzi, ha aperto il primo centro del movimento Hare Krishna. E poi ha fondato l'ISKCON, non so se avete visto il simbolo con scritto ISKCON all'ingresso, che vuol dire International Society for Krishna Consciousness. È un'associazione internazionale per la coscienza di Krishna, in un negozietto con 20 persone. Qualcuno poteva dire associazione internazionale, ma se qui siamo in 20 non ci conosce nessuno. Ma la sua visione era quella di un movimento mondiale. Pensate la mentalità che aveva Srila Prabhupada, perché era nutrita dalla sua fede in Krishna, e Krishna nutre la mentalità del devoto. E questo è il punto, che se noi ci colleghiamo con Krishna è come collegarsi con questo microfono, cioè se io parlo senza microfono mi sentite meno, giusto? Col microfono mi sentite di più, ma con il collegamento via internet queste parole stanno arrivando potenzialmente in tutto il mondo, perché con internet. Quindi questo è un esempio per far capire quanto la nostra mentalità può essere piena di dubbi, di paure, perché è collegatissima a tutti i suoi schemi. Io sono italiano, sono figlio di tal dei tali, cosa pensa mia mamma, mia zia, mia nonna e tutta la mia famiglia, e cosa penseranno di me,
che dovevo diventare qualcuno, invece non sono riuscito a diventare proprio nessuno. Tutta questa mentalità, no? Che ci fa aggrappare a una situazione totalmente illusoria, nella quale l'anima condizionata magari si sente appagatissima, tra virgolette, ma in realtà non è vero. Si è costruito questo appagamento che gli dà, sì, qualche soddisfazione la dà, ma per l'anima che anela una soddisfazione infinita, questa roba qua è quasi, quasi zero. E infatti si sente da cani. Potrebbe sentirsi da Dio e invece si sente da cani. E qual è la prova che tutti si sentono da cani? Che c'è un consumo di intossicanti spaventoso. Secondo me bisognerebbe andare a vedere su internet quanto alcol si consuma pro capite, ettolitri di alcol o di cocaina o di eroina o di hashish. Perché? Mamma mia, fammi bere qualcosa perché qui sto da cani. Allora uno beve, ah, come vedi, sta un po' meglio. Ma quello lì cos'è benessere? Non è benessere, quella è copertura del malessere. Tu la co come sei sporco, metti la polvere sotto il tappeto, non la vede nessuno. Sì, ma tu sei il primo a sapere che c'è la polvere sotto e non c'è, e non è pulita. Quindi Prabhupada, che aveva questa visione e aveva questa grande fede, è venuto in Occidente e ha aperto un centro del Hare Krishna. E ha cominciato a cantare Hare Krishna perché? Perché il suo maestro spirituale gli aveva spiegato, e lui l'aveva realizzato dopo decenni di studio e di pratica, che il canto del mantra Hare Krishna, per quello il movimento è famoso come movimento Hare Krishna, perché la pratica fondamentale e principale è quella del canto dei mantra, che attraverso il canto dei mantra e lo studio di questa filosofia è possibile collegarsi con un'altra fonte. Facevo prima l'esempio di questi collegamenti che potenziano enormemente quello che stiamo facendo. Così se noi ci colleghiamo con la coscienza di Krishna, quindi con la mentalità di Krishna, la nostra mentalità comincia a volare e noi a tutti quegli schemi che prima ai quali prima eravamo aggrappati e avvinghiati, come il kiwi. Stamattina notavamo che il kiwi è lì che c'è intorno a questo palo di ferro, no? Prima eravamo così aggrappati a questi schemi e adesso finalmente Haribo! Ma quali schemi? Poi, con questo non vuol dire che viviamo sulle nuvole e che non paghiamo la bolletta della luce, perché se non paghiamo la bolletta della luce non funziona più né il microfono e nemmeno internet. Ma non sei più vittima del condizionamento che ti obbliga a essere ciò che non sei. Realizzi chi sei e utilizzi tutto quello che hai a disposizione, che a quel punto non è più fonte di condizionamento, ma diventa fonte di liberazione. La stessa energia che prima ti confondeva, adesso ti aiuta a liberarti e a liberare gli altri. Pensate se questo non è un miracolo. Prabhupada, qualche giornalista gli chiedeva: ma tu puoi fare dei miracoli? Indicando i devoti, i discepoli che aveva davanti, fa: questi sono i miracoli. Trasformare una persona totalmente confusa, totalmente illusa, in un'anima liberata, che si sta preparando per tornare nel mondo spirituale, dove non c'è illusione e non c'è confusione. Quindi, perché noi si possa arrivare a questo tipo di mentalità liberata, è possibile, questa è
La prima informazione è che dobbiamo cambiare mentalità. La seconda informazione è che è possibile riuscirci. Perché se ci avessero detto, guarda, devi cambiare mentalità, ma è impossibile. Per questa vita non ce la farai mai. Grazie, molto gentile. Quasi quasi se non mi davi neanche l'informazione era meglio, così almeno vivevo in un'illusione, ma almeno invece mi dai l'informazione e poi mi dici che è impossibile per te, no? Questo è quello che può succedere e che succede alle volte con il fraintendimento del messaggio di Krishna. Si crea una sorta di condizionamento all'interno del processo di liberazione. E in India, per esempio, genera le caste. Quindi a uno gli dicono, guarda, tu sei nato così per questa vita, non c'è modo. Piano piano, vita dopo, come fa uno ad avere speranza o a nutrire fede, eccetera, o a sviluppare conoscenze? Viene bloccato in partenza. Invece non è così. La prima informazione è che noi siamo esseri spirituali eterni. La seconda è che è possibile passare da una mentalità condizionata a una mentalità liberata. E la terza informazione è che ce l'hanno fatta in tanti. In tanti, in senso generale. Che non sia facile arrivarci, questa è l'informazione che ci dà Krishna. Quando dice, Manushanam Sahasreshu Kaschidyatati Siddhaye. Tra migliaia e migliaia di persone che esistono, è raro colui che si informa di queste cose. E tra coloro che seguono la via della perfezione è rarissimo colui che arriva alla perfezione. Quindi, da un punto di vista statistico, è raro. Ma nel corso dei secoli, dei millenni, ce l'hanno fatta in tanti. Quindi, noi dobbiamo desiderare questa trasformazione, perché se non desideriamo questa trasformazione, cosa desideriamo? Chi risponde? Karma è materia. Karma è l'azione e la reazione alle azioni. Quindi noi agiamo e con l'azione creiamo altre azioni e creiamo le reazioni alle nostre azioni. Quindi siamo vincolati da tutta questa situazione. E comunque dobbiamo desiderare in quel campo. E dobbiamo raccogliere i frutti delle nostre azioni, comunque dobbiamo vivere. E alla fine la festa è finita. E dove andremo? Boh. Ma come fai a dire boh? È come se andassimo all'aeroporto e intervisti le persone. Tu dove stai andando? Boh. Ma come boh? Se sei venuto all'aeroporto, dove devi andare? Non lo so, ma. E devi andare al check-in. Check-in, cos'è il check-in? Ma io sono qua, mi sto fumando una sigaretta, mi leggo il giornale. Quindi, sei arrivato alla forma di vita umana, perché? Boh. Dove andrai dopo la morte? Boh. Ma io mi sono qua, sto leggendo il giornale, oggi ha vinto anche la Juventus. Caspita, ha fatto 2 gol. Tu dovevi vedere che gol ha fatto. La stessa cosa, mondo di matti. Visto dalla mentalità di un'anima liberata, questo è un mondo di matti. Vista dalla mentalità dell'anima condizionata, i maestri realizzati sono matti. Fa, come? Non ti godi la vita? Rinunci ai piaceri della vita.
E quindi Arjuna, siamo arrivati al 18° capitolo, ha ancora qualche dubbio. E dice Krishna, Rishikesh, liberami da questi dubbi. Quindi qual è lo scopo, qual è tyaga, la rinuncia? E significa, ma perché io devo rinunciare? E qual è la situazione nella quale uno pratica questa rinuncia? Cos'è il sannyasa? Che è proprio la dimensione nella quale uno pratica questa rinuncia. Cioè, in parole povere, il gioco vale la candela. Questo è il dubbio. Ma io perché devo rinunciare alla gratificazione dei sensi? Perché per ottenere la perfezione bisogna rinunciare alla gratificazione dei sensi. E più ci rinunci, e più vedi che per arrivare alla perfezione devi rinunciarci veramente fino in fondo. Quindi c'è una parte della mente condizionata che dice: no, ma guarda che quello lì ti dà sicurezza, piacere. È vero o no? E là stiamo parlando di cose, se sei proprio sicuro? Perché guarda che se fai il salto poi non puoi più tornare indietro. E allora uno sta lì. E quando uno è aggrappato da una parte e dall'altra, rimane, come si dice, un piede in due scarpe. Non fa un grosso progresso spirituale e non fa neanche un grande progresso materiale. Perché anche per progredire materialmente uno deve essere convinto. Diventerò ricco, il più ricco del reame. Almeno del quartiere, del palazzo, del condominio, della mia famiglia, più ricco di mio fratello. Uno deve essere convinto per fare qualcosa, se no. E invece no. Krishna, il mondo spirituale, mondo illusorio di materia, ma è troppo difficile perché devo rinunciare a tutti i piaceri. E poi il mondo, come faccio a diventare ricco? Che è tutta un'illusione. Ho sentito anche domenica un mondo di matti. E quindi uno si ritrova un po' in una sorta di schizofrenia esistenziale. Allora, perché non c'è ancora un cambio totale di mentalità? Quindi c'è ci affacciamo a questa filosofia, a questa comprensione, a questa realtà. Vediamo altri che lo stanno facendo, che stanno bevendo da questo nettare immortale e lo prova il fatto che vivono in estasi. Ma noi abbiamo ancora tutti i nostri dubbi, piccoli o grandi che siano. Arjuna ci viene in soccorso, perché lui gioca la parte, Yoga Maya che confonde Arjuna, è l'illusione. È un lila questo che confonde Arjuna perché doveva essere lo strumento attraverso il quale Krishna avrebbe potuto parlare al mondo nei secoli, nei millenni a venire. E quindi come fare a liberarsi dai dubbi? Ecco qua l'informazione. Tyaga, la rinuncia, e sannyasa è lo status, come spiegherà nei versi successivi, di colui quale pratica questa rinuncia. Nel sesto capitolo della Bhagavad Gita, che si intitola Sankhya Yoga, che viene citato anche nella spiegazione di Srila Prabhupada, il primo verso Krishna spiega che cos'è il sannyasa. No? Anashrita karma phalam, kariyam karma karotiya, sa sannyasi cha yogi cha naniragnir nachakriya. Dice, colui che impara a rinunciare ai frutti delle azioni, anashrita, quindi a non prendere rifugio, ashraya rifugio, anashrita vuol dire colui che non si rifugia. Non c'entra niente. Anasrita
Karma phalam, karma phal. Phal in sanscrito vuol dire frutto. Infatti Krishna dice patram pushpam phalam toyam. No? Chi mi offre dell'acqua, un fiore, una patram, una foglia, pushpam, un fiore, patram pushpam phalam, un frutto. Karma phal vuol dire i frutti del karma. È come se uno andasse a lavorare tutto il mese e alla fine del mese dicesse: guarda, c'è lo stipendio. No, guarda, non mi interessa. Chi lo fa? Nessuno. Anzi, uno vorrebbe fare il contrario, non andare a lavorare tutto il mese e prendere lo stipendio, giusto? Ma nessuna azienda ti paga uno stipendio se tu non lavori per 30 giorni. E quindi karma phal. E tutti vivono in questo mondo attaccati ai frutti dell'azione. Perché poi attraverso quel frutto tu puoi comprare altri frutti. E quindi poi ti attacchi ad altri frutti dell'azione. Vai, prendi 10 euro e vai a giocarli all'allenalotto, via quelle cose lì, quindi azione e ti aspetti il frutto dell'azione. Ti compri un pacchetto di sigarette, azione, ti aspetti il frutto dell'azione. Ah, che estasi! 8 minuti di vita in meno ogni sigaretta. Bravo, complimenti, un'azione perfetta. C'è anche scritto sul pacchetto. Bene. Quindi è tutto azione-reazione, azione e frutti dell'azione. E Krishna spiega, anashrita karma phalam, karyam karma karotia. Uno è impegnato nell'azione, ma colui che impara a non prendere rifugio nei frutti dell'azione, si distacca da questi frutti, sa sannyasi, egli è un sannyasi. Parla al maschile, ma è maschile e femminile. Sa sannyasi cha yogi cha, è un sannyasi e una yogi, perché lo yogi vuol dire colui che pratica lo yoga, che è yoga, vuol dire unione col supremo. Sa sannyasi cha yogi cha nani ragnir na chakriya, non colui che non accende il fuoco e si sottrae all'azione. Perché spiega questo ad Arjuna? Perché Arjuna a un certo punto gli aveva detto: io non combatto, me ne vado nella foresta, vi saluto e rinuncio a tutto. E Krishna gli dice: no, questa non è rinuncia. Aggiungerebbe bello mio, nel senso che con il suo sorriso gli dice quasi bello mio, no? Sebbene tu dica sagge parole, com'è il verso? Ah, socham avasocastvam. Pragyavadam chabasase, gatasum magatasum cha, nanu sochanti pandita. Sebbene tu dica sagge parole che vuoi andare a fare il saggio, il rinunciato, perché stai soffrendo? Perché Arjuna stava soffrendo, era lì sul carro, piangeva, l'arco Gandiva gli era scivolato dalle mani, era in uno stato di sofferenza. E Krishna, con il suo sorriso, gli dice: allora tu, bravo filosofo, bravo rinunciato, perché stai soffrendo? No, bisogna capire qual è la vera rinuncia. Ecco, sono andato domenica e mi hanno spiegato che questo è un mondo di matti, allora io torno a casa e comincio a dire a tutti che siete tutti matti, vado dal datore di lavoro e gli dico: tu sei matto numero uno, dammi i soldi dello stipendio perché io sono distaccato dai frutti dell'azione. E tutti quelli che incontri ti dicono: ma qua il matto sei tu. E hanno anche ragione, perché c'è stata un'interpretazione sbagliata delle parole che abbiamo. Quindi ecco perché noi dobbiamo fare questo salto quantico, e cioè cambiare mentalità, perché altrimenti diventiamo dei banali imitatori. Ecco,
Allora, noi non siamo questo corpo, eh? Andiamo a casa e facciamo una testa così di tutto quello che abbiamo sentito a nostra sorella, chiunque ci incontra e ci conosce da sempre, come siamo sempre stati, che ci guarda e dice: ma che ti è successo? Ma ti pensavo una persona seria? No, guarda, io adesso rinuncio ai frutti dell'azione e domani non vado più a lavorare. Ma come? Chi paga? E la moglie fa. E come si fa a pagare il mutuo, l'affitto? Quindi Arjuna stava facendo così. Io rinuncio a tutto. Eh no, bello mio, gli dice Krishna, tu adesso non rinunci proprio a niente. Devi combattere. La vera rinuncia qual è? Anashrita karma palam kariyam karma karoti. Sa sannyasi, questo è il vero rinunciato, il vero sannyasi e il vero yogi. E quindi tutta la Bhagavad Gita porta la persona dalla totale confusione, totale illusione, alla piena realizzazione della verità, ma con un processo graduale. Qui siamo arrivati primo verso del 18° capitolo. Noi abbiamo iniziato a studiare la Bhagavad Gita perché abbiamo seguito, no? Anche quando siamo venuti qua abbiamo seguito i versi che eravamo a Torino, giusto? Quindi mi ricordo 5 anni fa abbiamo iniziato la prima festa della domenica, abbiamo iniziato a studiare la Bhagavad Gita e dopo 5 anni siamo arrivati alla perfetta rinuncia. Quindi è un processo graduale di comprensione, di assimilazione, anzi di assimilazione, di comprensione, di sperimentazione e di realizzazione. E allora poi ci vuole ancora assimilazione. Ancora comprensione, ancora, cos'era la terza? Sperimentazione e realizzazione. E quando si finisce, si sostituiscono ahara, nidra, baya, maitun, mangiare, dormire, accoppiarsi, difendersi, con assimilazione, comprensione, sperimentazione e realizzazione. Noi dobbiamo trasformare l'energia materiale in energia spirituale. Ma in realtà il mondo è sempre lo stesso. L'energia che ci circonda è sempre la stessa. Il mondo spirituale di cui ci parla la Bhagavad Gita è sempre lì. Non è che è arrivato adesso perché abbiamo scoperto noi. Nel mondo spirituale stanno da Dio da sempre, che noi lo si sappia o no. Però se noi lo sappiamo e andiamo, noi stavamo bene qui, eravamo in buona compagnia, ma poi è entrata Serena e Claudio, stiamo ancora meglio, giusto? Perché siamo di più, e c'è un campo di energia che si alimenta. Dal negozietto stavano bene, perché quando leggiamo la biografia di Prabhupada, nel negozietto si stava bene. Si descrive, no? La descrizione di questi hippie che cantavano, Hare Krishna, Prabhupada, questo saggio che era venuto dall'India, diciamo, ma chi è questo? Ma adesso che ci sono centri in tutto il mondo, che ci sono milioni di persone che hanno compreso questa filosofia, che l'hanno assimilata, compresa, la stanno sperimentando e quindi hanno queste realizzazioni, il campo di energia si è espanso in modo esponenziale. Purtroppo però nel frattempo gli abitanti del pianeta da 3 miliardi e mezzo sono diventati 7 miliardi e quindi si è espanso anche il campo di energia. Un tempo non c'era un aeroplano che vola, spicca il volo. E dentro ci sono più armi nucleari di tutte quelle che c'erano nella guerra. In un solo aeroplano può fare danni superiori a tutte le bombe che c'erano nella seconda guerra mondiale. Un solo aeroplano che hanno costruito gli Stati Uniti. Dentro c'è un armamento, adesso non so in che termini definirlo, cioè ci sono delle bombe dentro atomiche che sono centinaia di volte superiori a quelle di Hiroshima e Nagasaki, in un solo aereo, quindi
ne avranno uno solo. Okay? Quindi è vero che la potenza del movimento per la coscienza di Krishna si è espansa in modo esponenziale, ma nel frattempo anche il Kali Yuga si è espanso in modo esponenziale, l'era di discordia e ipocrisia. E quindi noi dobbiamo fare cosa pensare? Io vado nella foresta, è troppo difficile convincere tante persone. E Krishna dice, no, bella mia, sei una devota o un bello mio, tu non vai nella foresta, devi combattere. E per portare questa... trasportare questo cambio di mentalità a chiunque incontriamo, e chiunque incontriamo è diverso uno dall'altro, è uno stato di evoluzione diverso uno dall'altro, bisogna essere in grado di farlo, bisogna imparare a farlo. E soprattutto dobbiamo prima di tutto cambiare noi mentalità, trasformare la nostra mentalità, purificarla, farla evolvere, e il sistema migliore qual è? Collegarsi con la coscienza di Krishna e la mentalità di Krishna. Se noi ci colleghiamo così, la nostra visione diventa potenzialmente come quella di Prabhupada, che vedeva il movimento in tutto il mondo, anche se erano in un negozio di New York, con $200 d'affitto al mese che non sapevano. Prabhupada dice nella biografia, questo mese ci sono, il mese prossimo non lo so. Allora comprendiamo veramente che cos'è tyaga, la rinuncia. Allora diciamo, dobbiamo rinunciare a quella roba lì che prima mi dava soddisfazione, ma la vediamo con un'altra visione. Abbiamo cambiato mentalità e diciamo, è la stessa roba che si masticano da secoli e da millenni un'infinità di esseri umani. E se io rinuncio a quel tipo di azioni, rinuncio a quegli oggetti, rinuncio a quei apparenti piaceri, sviluppo gli strumenti indispensabili per collegarmi con la coscienza di Krishna. Quindi ha una funzione questa rinuncia. E questo collegarsi, questa rinuncia, porta a sviluppare la mentalità del sannyasi. Il sannyasi non è... nel nostro movimento uno può prendere l'ordine di rinuncia, no? Si veste di arancione e il sannyasi, gli viene dato un danda, un bastone, che simboleggia la rinuncia della mente, della parola e del... cos'è? Mente, parola e azione. Uno non vive più per il falso sé, ma vive per la soddisfazione di Krishna. Jai Jagannath Baladeva Subhadra ki jai, Shri Shinitai Gora Chandra ki jai. Quindi, infatti al sannyasi, quando uno prende l'ordine di sannyasi e diventa un sannyasi, viene data anche, viene dato rispetto, perché ha abbracciato un ordine importante. Una volta veniva concesso molto facilmente, molto più facilmente e velocemente. Adesso invece ci vogliono anni di dedizione, di coerenza, di azioni, di partecipazione, e c'è una selezione che dura anche 10-15 anni nel nostro movimento per prendere l'ordine di rinuncia, e quello è lo status di sannyasi. Ma in realtà uno può diventare un sannyasi anche ora, basta che lo decida. E come fa? Anasrita karma palam, rinunciando ai frutti dell'azione. Ma come fai a rinunciare ai frutti dell'azione? Qualcosa devi
di qualcosa devi nutrirti, se no non puoi rinunciare. E allora Krishna ci spiega, i maestri, adesso purtroppo non c'è tempo, sono già le 7, ci spiega la Bhagavad Gita, Vishayavi Nivartante, Niraharasya Deina, Rasa Varchan Rasopyasya Param Drishtva Nivartate. L'anima può astenersi dal piacere dei sensi, tuttavia il desiderio per questi piaceri rimane, ma se gusta una gioia superiore, perderà naturalmente questo attaccamento. Cioè, naturalmente. Noi dovremmo avere questa ambizione che naturalmente. Pensate se uno che è schiavo di un pacchetto di sigarette al giorno, ci fosse una stanza dove tu entri ed esci che non hai più nessun desiderio di fumare e che guardi un pacchetto di sigarette e ci sputi sopra e dici che schifo. Queste sono le stanze del movimento per la coscienza di Krishna, che uno entra e prima pensava in un certo modo, esce e pensa in un altro. A questo punto uno potrebbe pensare, ok, è fatta. Adesso torno a casa, vado da mia sorella e la convinco veramente, perché questa è la verità assoluta. Krishna lo spiega nella Bhagavad Gita, Arjuna è uscito dall'illusione, il mondo spirituale, io sono in estasi e sento questa estasi perché sto sperimentando. Pratyakshava Gamyan Dharmyan, dice Krishna nel secondo verso del nono capitolo, si può sperimentare, quindi solo la vibrazione di questi suoni e solo la partecipazione a questa condivisione purifica l'anima e ti mette in contatto con la mentalità di Krishna suprema e ti fa sentire bene da Dio. Allora vado a casa e che dire di mia sorella, anche mia mamma. E invece non è così. Perché? Perché la nostra mentalità ce la siamo fatta prestare per un po'. È come se siamo a piedi, in mezzo a una strada, passa l'amico e ci carica sulla sua macchina, anche di lusso, no? Si sta bene, dice, ma come si sta bene su sta macchina, silenziosa, aria condizionata, tutto. Sì, però poi quando scendiamo siamo di nuovo a piedi. Ma in quel momento abbiamo condiviso lo stesso piacere che ha l'amico. Quindi noi dobbiamo avvicinarci al movimento per la coscienza di Krishna, avvicinare i Vaishnava, stare in loro associazione il più possibile. Ecco perché abbiamo aperto questi centri, per dare la possibilità al maggior numero di persone possibile di associarsi con i devoti che vivono in questa dimensione. Però comprendere anche che ci vuole del tempo prima che la macchina non è nostra. Siamo scesi, ma possiamo iniziare a cambiare mentalità, a pensare, caspita, se per loro è possibile e per tanti altri loro è stato possibile, lo può essere anche per me. E quindi a quel punto la domanda che dovrebbe sorgere è, vediamo chi la fa. Brava, Donata. Cosa devo fare per quando sarò a piedi nuovamente non sentirmi male come mi sentivo prima? Ma la risposta che mi viene più immediata è, caspita, ti ha dato un messaggio un amico, telefona all'amico o almeno o anche prima di scendere chiedi scusa, ma tu come hai fatto a comprare questa macchina? E lui è un amico, se ti ha dato un passaggio ti può dare anche le informazioni, non ti regala la sua, perché è un amico.
E sa che se eri a piedi, forse un motivo c'era, forse non è il momento per te di avere, e poi non avresti soldi per l'assicurazione e neanche per la benzina. Ma ti spiega come poter arrivare, facendo sempre l'esempio di prima, dall'essere a piedi a ritrovarti comodamente seduto in viaggio. Così noi dobbiamo avvicinare il maestro spirituale, ma questo è l'insegnamento che dà Krishna nel quarto capitolo, cerca di conoscere la verità avvicinando un maestro spirituale. Ponigli delle domande, quindi questo è il primo passo, avvicinare un maestro spirituale. Il secondo, non fare scena muta. Chiedi, chiedete e vi sarà dato, anche nel Vangelo, no? Come si fa? Non perché ci vuole uno sforzo nel chiedere come si fa, un po' di umiltà perché si riconosce il nostro status. E se uno chiede come si fa, vuol dire che riconosce il suo status condizionato. Ma poi ci vuole uno sforzo perché bisogna avere anche l'apertura mentale di ascoltare le informazioni e desiderare di cambiare. Quindi il primo passo è avvicinare il maestro spirituale, ponigli delle domande. Il terzo passo è con sottomissione. Non puoi andare dall'amico e dirgli, bello mio, siamo amici da una vita, forza scendi e dammi la macchina. Perché se lui è un tuo amico ti dice, bello mio, sarai tu. Adesso siamo arrivati a destinazione, tu mi avevi detto che dovevi scendere. In corso, cos'è il corso? Quindi, com'è che si chiama lì alla fine del viale? A Prato. Siamo arrivati, ma mi hai detto che dovevi arrivare al Prato. Siamo arrivati al Prato. Ho un impegno, ti saluto. No, con sottomissione, dire guarda, e lì ci vuole un atto di umiltà, ma l'anima condizionata non è umile perché ha un ego spropositato. Perché è così convinta che tutte le sue verità siano la verità assoluta, con sottomissione. E il quarto passo qual è? Sevaya, servilo. No? Dice, avvicina al maestro spirituale, ponigli delle domande con sottomissione e servilo. Scusa, ma tu che hai questa macchina, come fai? Ho un'azienda. Ah, e cercate qualcuno nell'azienda? Sì. Ma io voglio entrare come ingegnere capo. No, guarda, quei posti lì sono già chiusi e per entrare lì ce ne vuole. Però c'è un posto come... Chiaramente quando uno entra non è che può... E se uno ha l'umiltà di ascoltare, quindi... i quattro passi, noi mangiare, dormire, accoppiarsi, difendersi, dobbiamo... trasformarlo con avvicinare il maestro spirituale, porgli delle domande con sottomissione e servirlo. Cosa posso fare? E abbiamo una lista quasi infinita che ci ha dato Prabhupada, perché quando abbiamo cominciato a capire qualcosa di come si fa ad evolvere spiritualmente, abbiamo cominciato a leggere i libri con un'altra visione, un'altra attenzione, abbiamo cominciato ad ascoltarlo con un'altra mentalità, ci siamo accorti che ci ha dato una lista quasi praticamente infinita di cose da fare per servirlo. E 24 ore al giorno per 3, 4, 5 decenni sono niente. Però usiamoli al meglio. Ecco, questo è il punto. Quindi la lista c'è, chi vuole gli strumenti per fare un salto quantico dal livello condizionato allo stato liberato sono a disposizione. Basta rimboccarsi le maniche anche d'estate. E aver voglia di fare, di cambiare, di migliorare, di evolvere. Leggevo e concludo nell'undicesimo canto, quando si parla dei tre tipi di devoti,
Il Kanista Adhikari, il Madhyama Adhikari e l'Uttama Adhikari, di questo ne parleremo poi martedì nello Srimad Bhagavatam, che il Kanista Adhikari è il devoto più materialista. Quando uno arriva, per forza, è il primo livello e deve fare con quello che ha. E il maestro spirituale guida il devoto al primo livello a raggiungere il secondo livello. E se uno fa bene la sua parte di devoto materialista, ammette tutti i suoi attaccamenti, dice: guarda, io sono attaccato a questo, 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 mi dici come fare ad evolvere comunque? Allora il maestro spirituale non ti dice: lascia tutto, mondo di matti, ti dice: che lavoro stai facendo? Fai con amore il tuo lavoro. Alzati prima al mattino, medita sul mantra Hare Krishna, studia la Bhagavad Gita, ma continua col tuo lavoro, continua con la tua situazione, la tua famiglia, eccetera, no? Gradualmente Krishna ti guiderà al cambio dall'interno, dal Paramatma che è nel cuore di ogni essere, ti farà comprendere come trasformare la tua esistenza. E in poco tempo c'è la possibilità di fare veramente un cambio di coscienza e di mentalità. Se invece vogliamo fare di testa nostra e diciamo all'amico: ah no, ma io dovrei venire nella tua azienda, che tu sei il capo e io devo solamente fare l'usciere, o che ne so, o devo pulire le stanze, o lavorare la catena di montaggio, i posti liberi sono quelli. Eh no, che amico sei? Se giudichiamo malamente l'amico, l'amico cosa ti dice? Ma guarda che siamo arrivati a Prato. Non a Prato vicino a Pistoia, a Prato alla fine del viale qui. E non dovevi scendere? Perché io devo andare in azienda, perché ho 150 operai che se non arriva in tempo poi loro non hanno il lavoro. Così se noi andiamo al cospetto del maestro spirituale col giusto atteggiamento, perché? Perché se l'amico non vede l'ora che tu entri nella sua azienda e dimostri serietà e fai, perché ha bisogno di espandere la sua azienda. Quindi il nostro movimento, noi vediamo questo piccolo centro, ma noi vogliamo aprire centri in tutta la Liguria, perché in tutta la Liguria ci sono persone che stanno soffrendo come cani, perché non sanno chi sono. In tutto il Piemonte, dappertutto, in pratica. In ogni città e in ogni villaggio, ha detto. Quindi figuriamoci che bisogno c'è anche di ingegneri. Ma per diventare ingegneri bisogna andare a scuola, bisogna studiare, bisogna qualificarsi. Così il Movimento per la Coscienza di Krishna ha bisogno di maestri spirituali. Non ha bisogno solo di devoti materialisti agli inizi, ma per partire da quello stadio e arrivare allo stadio di Madhyama Adhikari, e diceva Bhaktisiddhanta Sarasvati che il Madhyama Adhikari deve diventare il braccio destro dell'Uttama Adhikari, e l'Uttama Adhikari gioca il ruolo che ha trasceso completamente l'influenza della natura materiale, gioca il ruolo del Madhyama Adhikari, quindi non si mostra come un'anima liberata, anche perché lo è e non è che deve mostrare niente a nessuno, ma ama il Signore Supremo, fa amicizia con i devoti e ha compassione per gli ignoranti e quindi diffonde la coscienza di Krishna. E evita gli invidiosi, perché sa che con questo tipo di persone purtroppo non c'è molta. Ma la differenza fra il Madhyama Adhikari, che il Madhyama Adhikari giudica magari le persone, può essere influenzato dagli invidiosi. Invece il Uttama Adhikari non li giudica e non è influenzato, ha solo una grande compassione. Quindi tyaga, la rinuncia, e sannyasa, è l'ordine di rinuncia al quale noi possiamo accedere fin da subito. Basta imparare a rinunciare al frutto dell'azione. E allora uno
lavora un mese, prende lo stipendio e dice: però io, se ho lavorato felicemente in coscienza di Krishna, mi sono alzato presto, è perché ho ascoltato questi insegnamenti. Allora prende una parte dei frutti delle sue azioni e li dà al maestro spirituale che gli sta aprendo questa visione. E così contribuisce indirettamente all'espansione del movimento per la coscienza di Krishna. E questo è sevaya, serve. Questo è servizio. Allora, se noi è con il nostro servizio che attraiamo le grazie del Maestro spirituale, che con le sue benedizioni ci fa fare progressi tangibili. È un po' tardi, quindi mi devo fermare. E non so se c'è tempo per una domanda. Avete una domanda, un dubbio? Va bene? Hare Krishna. Grazie a tutti dell'attenzione. Ci sono dei commenti da internet. Saluta Ciro. Hare Krishna, buonasera. Saluta Marco, Caterina, Roberto. Ciao, Haribo! Haribo! E Ale scrive: grazie Prabhu, Hare Krishna. Jai. Grazie a tutti dell'attenzione. Allora adesso ci sarà il Kirtan e poi il Prasada. E che offriamo a tutti, mi raccomando, Serena e Claudio, non andate via. Non c'è il cancello fuori, non possiamo chiuderlo. Però c'è la cena, mi raccomando, andrete dopo cena. Grazie a tutti, Srila Prabhupada ki jai. Haribo. Sonia Vani, Katya Tia.
Thank you.
Namaste Narasingaya. Namaste Narasingaya. Thank you.
Soddisfare l'aspirazione di ognuno, sono sempre pieni di misericordia verso le anime condizionate.